Invitato a questa manifestazione, mi sono preoccupato di capire bene qual era lo spazio che mi era stato assegnato e sapendo che avrei avuto a che fare con un museo diocesano, ho pensato a un lavoro che avevo realizzato nel 1999 e che è inedito, non avevo mai esposto. Si tratta di reti che sono semplici reti di zanzariera e che vengono ritagliate con le forbici, allargando i quadratini, no? Che già diciamo la trama che è fatta di tanti piccoli quadretti della zanzariera. Ed è un levare, è un lavoro che ha più a che fare se vuoi con la scultura che con la pittura in realtà, perché togliendo ciò che io tolgo diventa poi il segno che va a costruire la forma. Però le figurazioni che creano poi la forma che si sviluppa in modo sempre diverso sulle 12 reti che ho appeso alle volte del chiostro, compongono delle forme che possono ricordare arredi sacri. Cioè, rimandano al crocifisso, potrebbero rimandare allo stensorio, potrebbero rimandare a delle piante di cattedrali, cosa che è una suggestione in realtà. Mentre io realizzavo questi lavori, non pensavo assolutamente a questo tipo di oggetti, però rivedendoli mi sembrano adatti proprio per la storia che poi viene conservata all'interno di questo luogo. Per quanto il disegno, che è un disegno molto leggero perché è fatto di nulla, si confonde con il luogo, nella sovrapposizione dell'ambiente con l'opera. Quindi, come avrei notato entrando, si comincia a vedere, si intravede che ci sono delle forme su queste reti, ma queste forme vanno anche scoperte perché a secondo del punto di vista cangiano continuamente in modo diverso.